Buongiorno, sabato 22 e domenica 23 marzo si celebra in Italia la 22ª edizione delle giornate Fai di Primavera. A Milano verrà aperta la Casa del Mutilato. Le guide, oltre ai volontari del FAIS, saranno anche Mario, Andrea e Salvatore, tre cittadini utenti del Centro Psicosociale di Zona 4 del Fatebenefratelli di Milano, del Dipartimento di Salute Mentale diretto dal professor Claudio Mencacci. Oltre a Salvatore, Mario e Andrea ci saranno anche Imma D'Abate, Ines Marroccoli, infermiere tutte e due, due tirocinanti universitari e il sottoscritto Carlo Scovino, corresponsabile delle attività riabilitative del Dipartimento Salute Mentale. Buona visita! Questo qua è invece il palazzo. Il palazzo, come vedete, è stato costruito rispettando un po' gli stilemi del neoclassicismo. Praticamente la prima parte, il primo e il secondo piano, il pian terreno e il primo piano sono ricoperti da travertino, mentre il secondo e il terzo piano sono ricoperti da marmo, cioè da mattone rosso. C'è per cui un problema di crisi economica, umanitaria, perché questi vanno anche assistiti, appunto in un paese che esce dalla guerra mondiale. Tu oggi però non le parlerai tutte, ne No, sceglierai tre. no, no, dicevo E comincia la tre, prima? una per ogni anno dell'esercito, che siete sei per la Marina, sono qui per l'esercito e Francesco Baracca per l'aviazione aeronautica. Oltre che temibile, ma anche leale, Baracca sosteneva che all'apparecchio più o meno non è l'uomo. Infatti una volta atterrò e si andò a stringere la mano a uno dei sopravvissuti dell'aereo nemico. Figura molto importante è quella della sorella Maria Vittoria Gemme. Sulla confine mediante tra l'Argentina e il Cile, e ha compiuto una impresa aeronautiche in Uruguay. Non potevano mancare le donne. La quota rossa. Comprende 501 pergamene, scritti a mano da abili amanuensi, che riportano le motivazioni della medaglia d'oro concessa individualmente e a bandiere delle parti, a bandiere di guerra delle parti. Voi sapete, Milano ha fatto la memoria delle cinque giornate. Uno degli avamposti in cui gli austriaci ci tenevano per difendersi era Goito. E però era difficile da conquistare perché c'era il ponte sul Mincio minato. Saverio Cresini però riuscì, nonostante il ponte minato, ad attraversare il Mincio e catturò 53 tirolesi e un cannone e impiantò il tricolore sulla riva orientale del Mincio. Grazie, perché io le date non me le ricordo mai, meno male che qualcuno le sa. Riccardo, praticamente è stato ferito durante la Prima Guerra Mondiale e cominciò a...